Allora, ci troviamo con la neoeletta Miss Italia, Regione Marche, eletta il 28 agosto a Civitanova Marche, con uno suolo di ragazze, 19 mi sembra che eravate sul palco, e lei ha trionfato, si chiama Glenai Cavalcante, ed è di Civitanova Marche, ha giocato un po' in casa in questo caso. Però noi ce la ricordiamo perché già l'abbiamo incontrata, ci abbiamo già scambiato quattro parole nella prima tappa del concorso di Miss Italia che si è tenuta a Senigallia. In quell'occasione, e poi dopo ce lo ricorderà magari proprio lei, ci disse: a me Senigallia mi ha sempre portato fortuna nelle mie cose della vita, ed eccola qua che abbiamo passato in maniera più che egregia il turno. Andiamo a vedere cosa succederà poi nelle prossime prefinali. Innanzitutto, complimenti, innanzitutto, evviva la bellezza. La bellezza non Grazie. quella, diciamo, scritta in una 36, ma una bella bellezza di quelle che ci piacciono in maniera particolare. Lei, abbiamo già detto, è italo-brasiliana. Se ci racconti un attimino della tua vita, della tua adolescenza e di come sei arrivata in Italia. Allora, salve, buon pomeriggio, ti ringrazio per questa opportunità di raccontarmi. Eccoci qui ancora una volta. Infatti, mi ha seguito a Senigallia in quella prima tappa regionale e infatti è andata così. Senigallia mi ha sempre portato fortuna, una città che tengo particolarmente al cuore, è dove mi sono sposata, una città dove ho tantissime amiche e l'amo, così come amo la regione Marche, come amo tantissimo anche Civitanova che è la mia città. E sono proprio onorata e felice di rappresentare questa splendida regione, come ho menzionato ieri anche nel mio discorso al palco, che la Miss ha un compito sociale anche molto importante, per cui la bellezza di Miss Italia è questa, che è un concorso sì di bellezza, ma dove dà alla candidata, alla Miss scelta, l'opportunità anche di raccontarsi, raccontare e trasmettere quello che sono i suoi valori, ciò che crede. E io voglio portare la bandiera della mia regione, delle Marche, perché è una regione che ha, diciamo, l'eccellenza italiana sia per la cultura, per la moda, per il cibo, e dobbiamo alzare questa bandiera e raccontare l'Italia in giro per l'Italia e per il mondo, ecco. E poi, parlando un po' di me, ecco, io ho sempre fatto la modella, ho iniziato da avevo 14 anni e la carriera, il mondo della moda mi ha dato tanto, mi ha dato soprattutto tanta maturità perché ho avuto l'opportunità di convivere con persone di tanti paesi diversi, di cultura diversa e questo mi ha arricchito molto. E comunque si impara anche ad avere il no, perché magari facciamo anche fino a 5, 6, 7 provini al giorno nelle settimane della moda e quindi impare che nella vita ci sta anche il no. Comunque giorno dopo invece magari hai 10 sì e questo ti dà anche modo di imparare, capire, proprio sviluppare questa maturità emotiva che io attribuisco e ringrazio al mio lavoro da modella. È un mondo particolare perché comunque si inizia molto presto, dove ha un po' tutto a disposizione, ma io credo che nella vita se uno ha i valori e le idee chiare, riesce comunque a raccogliere il meglio di ogni situazione, perché ovunque andremo nella vita ci saranno cose positive e negative. Bisogna sapere raccogliere, questo è il mio modo di vedere la vita. Io sono uscita di casa molto presto, all'età di 14 anni, perché ho i genitori separati. Appunto, mio papà è di origine italiana, mia mamma invece è brasiliana. E quando si sono separati, diciamo che io sono stata un po' da papà, un po' da mamma, un po' dai nonni. E poi iniziando anche a lavorare come modella, giravo sempre.
E anche questo mi ha fatto maturare, diventare donna molto presto. Questo credo giochi a mio favore anche in una competizione come Miss Italia, perché sì, ricordiamo, è una competizione, anche se dietro le quinte la competizione non si sente perché le ragazze sono molto unite, diciamo che l'organizzazione ci trasmette proprio questa bella energia dello stare insieme, che alla fine vince soltanto una, ma che l'importante è il percorso, il stare insieme. Per cui non c'è rivalità, nonostante sia una competizione, quello sì. Però, ecco, tornando a me, il fatto di aver avuto comunque un percorso di vita abbastanza complesso e dovendo maturare molto presto, io mi ritengo un po' avvantaggiata per il fatto di avere tutta questa esperienza di vita, ecco. E quindi sono tornata in Italia all'età di 19 anni e da lì ho iniziato a fare la modella in Italia, poi ho conosciuto il mio attuale marito, ma che allora era amico, poi è diventato fidanzato e poi non sono più andata via. Perché dico sono tornata in Italia? Perché io ho le origini italiane, ma diciamo che dopo i miei nonni, nessun altro della mia famiglia è tornato in Italia, siamo rimasti tutti in Brasile, quindi sono stata anche l'unica della famiglia a riprendere, diciamo, le nostre origini e sono fiera di questo. Ecco. E quindi questo è un po' un riassunto del mio Un percorso. riassunto di una vita già molto intensa, con tanti progetti già sviluppati e tanti altri che ce ne saranno sicuramente in corso. La giornata tipo, non della Miss, però la tua giornata tipo, come la trascorri? Dalla mattina quando ti alzi alla sera quando vai a riposare? Allora, io sono molto sportiva, amo lo sport, faccio un po' tutto. Si percepisce forse anche dal modo che parlo, che sono molto energica, per cui non riesco a stare ferma. Mi sveglio di solito molto presto. Sono anche una casalinga, una studentessa, una lavoratrice, faccio un po' tante cose, per cui inizio la mia giornata quasi sempre con lo sport, perché a volte vado in palestra o a fare yoga o a fare pilates la mattina oppure la sera, ma di solito preferisco iniziare la giornata con l'attività fisica perché mi dà energia e mi sento poi disposta per svolgere meglio la mia giornata. Poi faccio le faccende di casa e come facciamo un po' tutte le casalinghe, cucino, faccio la spesa, lavatrice, tutto pulizia. Sono molto organizzata e precisa, per cui ci tengo proprio alla casa, è una mia passione mantenere tutto ordinato. Poi vado all'università nel periodo che ho lezione, quando non ho lezione magari sto a casa a studiare per gli esami, ancora mi manca un anno a concludere l'università, per cui sono proprio in quel periodo di tesi di laurea e diciamo che trascorro una bella parte del mio tempo sui libri e quindi questa è un po' della mia giornata. Mi piace molto anche scrivere. Spesso nel mio tempo libero mi metto a scrivere, ma che cosa scrivo? Scrivo un po' di quelle che sono le mie emozioni, ciò che provo, gioco un po' a scrivere anche poesia, è una mia passione. Non ho mai pubblicato, divulgato queste cose che scrivo, è una cosa che di solito tengo per me, però è un altro sogno nel cassetto, magari un giorno scrivere anche un libro, mi piacerebbe. Ascolta, parlare di università, in che laurea stai prendendo? Allora, sto prendendo la laurea di comunicazione pubblicitaria, una triennale, all'Università per gli Stranieri di Perugia, che tra l'altro è un eccellente ateneo che ho scelto proprio perché ha un supporto, diciamo, hanno una preparazione in più rispetto ad altri ateneo per accogliere e dare supporto ai studenti stranieri. O comunque di origine italiana, di origine straniera, perché hanno il supporto proprio con la lingua. Infatti io, a parte l'italiano, il portoghese, parlo anche l'inglese, lo spagnolo e ho fatto, diciamo, anche il francese. Ho fatto soltanto 2 semestri di francese, ma comunque è una bella base, sono molto portata per le lingue e mi piace moltissimo. E anche questo devo alla mia carriera da modella, perché
avuto dei periodi dove ho vissuto in appartamenti con modelle di tanti paesi diversi. Essendo molto curiosa, cercavo di capire, imparare qualcosina, e quello forse mi ha dato una propensione in più alle lingue, ecco. Insomma, sei impressionante, insomma, più andiamo avanti con la chiacchierata, più viene fuori una figura di una persona che non è soltanto l'esteriorità di una bella persona, ma c'è tante cose dentro e questo ti fa piacere, insomma, parlarci con te. Adesso a questo punto Grazie. una curiosità, hai detto che cucini, il tuo piatto preferito? Quello che ti viene sicuramente meglio e con cui hai conquistato il marito? Guarda, a casa un po' litighiamo per la cucina, devo dire la verità, perché anche mio marito, da tipico italiano, piace cucinare e cucina molto bene. Quindi quando sono io in cucina mangiamo molto salutare, io faccio molto le verdure, le cose grigliate, rimaniamo sempre molto light. Mentre quando cucina lui va sempre sulle classiche ricette, proprio i ragù, ci piace tantissimo, ci fa sempre la pasta, per cui manteniamo un bel equilibrio. Quindi diciamo che l'ho conquistato per la mia cucina leggera e salutare. Così ci bilanciamo. Sì, mi sembra giusto. Adesso i prossimi appuntamenti, oltre a Miss Allora, Italia, prossimo sì. appuntamento. Assolutamente. Domani abbiamo la presentazione di tutte le candidate che sono passate alle selezioni, saranno alle semifinali. Siamo in 9 e domani ci sarà questa presentazione di tutte le candidate. La finalissima sarà il 15 settembre e qui, la semifinale, scusa, le semifinali saranno il 15 settembre. E poi le ragazze che passeranno alle semifinali andranno alle finalissime di Miss Italia il 30 settembre, ecco. A Roma, giusto? A Roma, giusto. Questa volta andiamo a conquistare la capitale. Niente, Esatto. non rimane altro che, tra virgolette, in bocca al lupo, non solo per Miss Italia, io direi per tutta la vita, perché le cose principali, sì, Miss Italia è una parentesi, ma vedo che però dell'in bocca al lupo ce n'è poco bisogno, nel senso che sei una persona già bella, robusta e che sa quello che deve fare. Perfetto, io ti ringrazio per questa chiacchierata e speriamo quanto prima di risentirci a questo punto. La buttiamola così. Assolutamente, mi farà piacere. E magari post laurea, post Miss Italia, sarò una sua collega, diventerò una sua collega con molto piacere. Ma magari. Un La abbraccio ringrazio grosso, ti tantissimo. ringrazio. Ciao. Un abbraccio, arrivederci, ciao.